E Augusto abbiamo un altro grande problema, quello delle saline, saline ex saline regionali, che in questo momento stanno soffrendo. Stanno soffrendo, ne parliamo con Maturale, che è un ornitologo, c'era lega italiana di produzione uccelli, però mi pare si interessa anche proprio attivamente, personalmente, anche per misurare, comunque parliamo di questo problema molto serio e importante, perché si è tenuto un forum ad Augusta sui beni culturali, ma anche le saline sono un bene ambientale, certo, preziosissimo. Molto importanti, soprattutto per la vifauna di passaggio e quella stanziale. Ora avremo... perché molto spesso ci si dimentica che queste zone umide sono importanti per tanti motivi, sì. No, anche per attirare coloro che osservano gli uccelli. Sì, giusto, bird watching, eccetera. Quindi sarebbe un'occasione importante, certo, anche per Augusta. Allora, qual è il problema attuale delle saline? Diciamolo agli amministratori comunali, che forse ancora stanno dormicchiando. Non lo so se stanno dormicchiando, di fatto è che abbiamo in atto un insabbiamento dei canali che scambiano l'acqua col mare. Fanno entrare e uscire l'acqua e quindi avere questo riciclo e l'ossigenazione delle acque, e abbiamo una forte proliferazione di molte alghe che stanno quasi soffocando. Perché questa è l'eutrofizzazione? Negli anni scorsi ne abbiamo avuti due, e c'è stata una moglie di pesci notevole. E prima, siccome l'acqua entrava dai vecchi canaloni che erano state progettate da quando ci sono le saline, ora da quando hanno rifatto il lungomare hanno variato il cosiddetto lungomare Rossini, che poi era stato fatto come protezione via di fuga, secondo il fondo della protezione civile. Comunque hanno cambiato l'ingresso delle acque. Infatti, sì. Questo ingresso ora dovrebbe essere pulito. E a chi spetta la pulizia? La pulizia, onestamente non lo so, negli anni passati spettava al comune. credo che spetti ancora oggi. Si parlava con l'assessore, i vari assessori, e poi facevano intervenire delle ditte e pulivano questo canalone. A tutt'oggi questo non è stato fatto. Ora avremmo col caldo anche l'aumento dell'evaporazione dell'acqua, e quindi ancora di più si abbasserà quest'acqua e avremmo ancora di più questa proliferazione di alghe. Quindi si rischia seriamente di la moria dei pesci e di mettere a repentaglio soprattutto la nidificazione di alcuni uccelli che verrà fatto tra un mese circa. Abbiamo già molti uccelli, come c'è anche il Cavaliere d'Italia, non solo il Cavaliere d'Italia che nidificheranno, già ne abbiamo almeno una quarantina di coppie tra le saline regina è un patrimonio notevole. Abbiamo per ora tutta una serie di cormorani, Cavaliere d'Italia, avevamo detto, i garzette, gli aironi cenerini e gli aironi bianchi maggiori, cioè in sostanza rappresentano uno spettacolo anche volendo, che per ora frequentano. Ora arriveranno quelli di Passa, che andranno dall'Africa, dal nord verso l'Africa. Quindi è importante questo, salvare questo patrimonio. Questo patrimonio che non è soltanto un patrimonio naturalistico e solo per la vifauna, ma in questi giorni che controlliamo appunto l'andazzo dall'acqua, vediamo tantissime persone, tantissimi bambini. Stamattina si fermò una macchina mentre fotografavo, sono scesi tre bambini, mi hanno detto: mi scusi, dove possiamo vedere queste foto? Bellissimo. E quindi ci siamo messi a parlare con queste bambine su chi erano quegli uccelli, di dove venivano, dove andavano, e quindi c'è anche un riprendersi il paese di questa loro storia. Bene, allora detto questo, adesso la palla, la responsabilità adesso spetta al comune, non possiamo perdere questo patrimonio. Più tempo. Non si può perdere tempo. Oggi è il 25 febbraio del 2016.